Sanità Biellese ci dettagli la situazione. Purtroppo oggi contiamo 30 ricoverati nella nostra struttura e questo ci preoccupa alquanto, perché abbiamo già dovuto provvedere alla riconversione e alla rimodulazione dei reparti. Questo significa anche un gravoso impegno da parte di tutti gli operatori, e soprattutto in questo periodo di festività, di feste a ridosso del Natale, del Capodanno, pensare che chiaramente ci sarà il sacrificio da parte di noi tutti per garantire la massima disponibilità e l'attenzione massima per un eventuale aumento, così come purtroppo è previsto, dei casi di infezione e di pazienti che dovranno ricorrere alle strutture ospedaliere. Quindi è una particolare criticità che ci prepariamo ad affrontare qualora ce ne fosse bisogno, e questo è. Allora, il virus purtroppo non è ancora sconfitto, bisogna assolutamente tenere alta la guardia, soprattutto in questi giorni magari di maggiore convivialità, esatto. Prestare molta attenzione. Noi rivolgiamo ancora davvero un plauso e un grazie a tutti gli operatori sanitari, perché sono veramente mesi e mesi che lavorano instancabilmente così. Esattamente questo, infatti ringrazio per questa possibilità di ringraziare tutti gli operatori, tutti coloro sono coinvolti nell'affrontare questa pandemia ormai da quasi 2 anni, e l'invito è avere anche rivolto alla popolazione a comprendere la situazione. Ci possono essere dei disagi, e la nostra struttura è completamente orientata e compatta a cercare di dare il miglior servizio possibile, però ribadiamo che l'invito è anche avere senso di responsabilità. Purtroppo in un momento di feste natalizie, di convivialità in qualche misura compromessa, ribadiamo l'importanza di avere delle cautele e di rispettare quelle che sono le norme vigenti al momento. Il nostro ringraziamento speciale va sicuramente a tutti gli operatori che sono impegnati in prima linea quotidianamente, 7 giorni su 7, giorno e notte, e quindi questo è veramente il nostro grazie.